calcio. Cazzo che termine tecnico. Sono basse queste sedie. Sì. Allora, iniziamo questo incontro che ha come tema l'Italia nella sfida della responsabilità. È un tema che non è banale, è un tema che si interseca anche, secondo me con sorprendente coincidenza, anche con il titolo di questo meeting. La conoscenza è un avvenimento. Perché la dinamica con cui è nata questa, che oggi è una legge della Repubblica Italiana, ha a che fare con il titolo del meeting, che non è nata come calata dall'alto, come un'ideologia, è nata proprio attraverso un dialogo costruttivo, per cui è come se dopo tanti anni nella storia della Repubblica Italiana si è arrivati a una legge che affronta un tema decisivo. Lo vedremo perché, da tanti punti di vista, nella nostra storia repubblicana, una legge attesa da anni, che adesso entra nella prospettiva della sua attuazione, che dicevo ha come tema il principio di responsabilità. Qualcuno ha commentato che questa è la prima volta che il principio di responsabilità viene indicato con tanta chiarezza in una legge della Repubblica. Allora, oggi abbiamo tre amici qui, Roberto Calderoli, Ministro della Semplificazione, Roberto Formigoni, Presidente della Regione Lombardia, e Sindaco Emiliano, Sindaco di Bari. E vogliamo entrare nel merito dei contenuti per vedere che scenario e che cambiamento attende il nostro Paese con questa che è, può essere definita, come l'ha definita giustamente il Ministro Tremonti, la riforma delle riforme. Allora io porrò delle domande, prima mirate a ognuno dei nostri ospiti, poi invece indistintamente rivolte a ciascuno di loro. E comincio con il Ministro Calderoli, chiedendogli proprio le ragioni per cui questa legge è stata approvata con una larghissima maggioranza. Noi ci eravamo trovati qui allo meeting dell'anno scorso e all'interno dell'intergruppo parlamentare veniva presentato quello che allora era un disegno di legge, una bozza, e attraverso l'intergruppo veniva presentata come una possibile convergenza di diverse anime politiche. Quello che allora sembrava un sogno, grazie al lavoro che è stato fatto, è diventato una realtà che sfida certi mali dell'Italia. E allora vorrei chiedere al Ministro Calderoli, appunto in un'Italia che per tanti anni è stata basata su un bipolarismo rusticano, sulla delegittimazione dell'avversario, la ragione tutta da una parte e il male tutto dall'altro, questa legge che invece assume un contenuto bipartisan, perché il Parlamento italiano l'ha votata con una larghissima maggioranza. Allora io chiedo al Ministro Calderoli qual è stato il segreto. Mi dice il professor Antonini che ho un'ora e mezza di tempo per rispondere, quindi prendete, organizzatevi la giornata in maniera tale. Allora io credo che il problema rispetto all'approccio nei confronti delle riforme sia un problema estremamente concreto. Un cambiamento da quando venne introdotto il sistema maggioritario e quindi un principio di alternanza nato nel 93 che è stato fatto proprio da parte dell'elettorato al punto in cui l'alternanza si è realizzata di fatto, perché ogni volta l'opposizione è diventata maggioranza e viceversa a seconda che si andasse o meno a votare. Una maturità che è stata fatta propria dall'elettorato, che ha portato nel 2008 una maggioranza estremamente chiara, pur utilizzando una legge che due anni prima aveva sortito invece un risultato di pareggio, e invece una maturità della classe politica che non ha seguito quella dell'elettorato,
perché è impensabile che tutte le volte una riforma fosse realizzata da una parte e immediatamente dopo la legislatura successiva venisse completamente cancellata. Penso che nessuna riforma sia completamente buona né che sia completamente cattiva. In tutte le occasioni, insieme al bambino, si è sempre buttata via l'acqua sporca e il risultato è che a ruoli invertiti ogni volta il governo e la maggioranza sostengono che a causa dell'opposizione è necessario procedere con la decretazione d'urgenza, sempre sulla base di questo principio il continuo ricorso alla fiducia da parte del governo, l'opposizione che accusa la maggioranza di svuotare il ruolo del Parlamento. Il problema è che hanno ragione probabilmente entrambi, anche se questo capita in ogni occasione, sia che al governo vi sia una parte o un'altra della maggioranza. Il problema è che non si sono invece affrontati quelli che erano i punti nodali del sistema, su cui paradossalmente si trovano poi tutti d'accordo, perché credo che l'avere un paese con quasi 1000 parlamentari sia una cosa completamente senza senso. Aggiungo personalmente, cosa che non viene molto sottolineata, ma che è altrettanto incomprensibile come si possa avere un Parlamento che lavori sostanzialmente 2 giorni alla settimana. Probabilmente lo stipendio di cui tante volte viene accusato l'esponente del Parlamento, che sia eccessivo, forse non è eccessivo lo stipendio, è enormemente eccessivo se si considera le poche ore che quella persona svolge nel suo mandato, cosa completamente diversa rispetto agli amministratori che invece dedicano praticamente tutte le giornate e tutta la settimana rispetto al loro impegno politico. Così come non ha senso, essendo l'unico esempio che esiste al mondo, di bicameralismo perfetto per cui la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica fanno le stesse cose, costano non solo il doppio ma molto di più, perché con le continue navette i tempi si allungano e si ha l'incertezza dello Stato di diritto. Sicuramente la necessità di una Camera rappresentativa del territorio con il Senato federale, così come quelle corsie che devono essere dedicate non solo al governo e all'opposizione come si è fatto fino ad oggi, ma io dico anche in termini di maggioranza, perché oggi ci si dimentica che il parlamentare di maggioranza è forse quello che poi subisce e soffre di più l'avere un governo che decide e quindi la possibilità che il Parlamento possa svolgere effettivamente le sue funzioni. Io la modifica della Costituzione nella 14ª legislatura l'avevo realizzata pagando quello che è stato l'errore di tutti, cioè facendola a maggioranza e quindi subendo poi da parte del territorio la bocciatura in quella sede e quindi nel referendum. E quindi è evidente che col tesoro di tutto quello che si era fatto anche di sbagliato nel passato e con quel tipo di approccio che ho iniziato il lavoro sul federalismo fiscale. Devo dire che sono stato avvantaggiato dall'aver fatto il vicepresidente del Senato sia in maggioranza che in opposizione ed aver avuto un certo credito che mi è stato dato da parte di una parte e dall'altra e quindi di aver potuto avere un ascolto. Però la prima cosa che ha consentito di aprire questo confronto è la nascita di un pensatoio che era una specie di commissione atta lì allargata a chiunque avesse la possibilità e la voglia di dare un contributo in termini di economia, di finanze e di federalismo, e credo che il coinvolgimento in quella sede puramente e squisitamente tecnica di maggioranza e opposizione ha avuto la possibilità di scrivere un qualcosa che non dovesse essere di maggioranza ed opposizione. E il passo successivo l'essere partiti non dal centro ma essere partiti dal territorio, e proprio da quel territorio che doveva essere quello più distante rispetto al federalismo fiscale. E quindi l'agosto scorso, oltre che a venire col primo testo da voi al meeting, sono stato in Sicilia, sono stato in Calabria a parlare col presidente Vendola, con quello della Sardegna, con tutti quelli che potevano dare un contributo. E quindi quando siamo arrivati nella prima occasione a parlare in conferenza Stato-Regioni, c'era un atteggiamento da parte di tutti i livelli di governo, quindi comuni, province e regioni,
completamente diverso rispetto a quello che accadeva in passato, dove il Parlamento imponeva come organo nazionale le leggi ai soggetti che dovevano sottostare, e insieme a loro devo ringraziare il Presidente Formigoni, che è stato tra le parti proprio che hanno spinto e dato gli uomini per poter procedere a quella scrittura, così come anche il Presidente Errani e tanti altri loro colleghi. Però è proprio vero che quella legge l'abbiamo scritta stando tutti intorno a un tavolo e lavorandoci per giorni, per giorni e per giorni, e questo ha fatto sì che quando siamo andati alla conferenza Stato-Regioni per il passaggio ufficiale, la legge è stata approvata all'unanimità da tutti i tre livelli di governo, e quindi voleva dire che da Bolzano a Palermo, piuttosto che dal sindaco di Alleanza Nazionale a quello di Rifondazione Comunista, tutti avevano espresso quel consenso favorevole. Il passaggio parlamentare è stato un po' la naturale conseguenza. Abbiamo valutato e accolto o respinto le proposte non sulla base del firmatario e quindi del partito appartenenza, ma solo per i contenuti, al punto che proposte fatte o dalla maggioranza o dall'opposizione o un ramo del Parlamento venivano poi risottoposte all'abolizione di quel passaggio dalla stessa parte politica, e questa indica la più assoluta trasversalità nella costruzione di questo progetto, che vedrà proprio nei prossimi giorni la partenza della Commissione paritetica per il federalismo fiscale, che abbiamo l'onore aver avuto come presidente il professor Antonini, che è stato recentemente nominato quale presidente di questa commissione, e finalmente sarà alla fase dei decreti legislativi. La legge è stata approvata il 29 di aprile, il 21 di giugno è entrata in vigore. Lo stesso metodo rispetto agli altri due anelli delle riforme è stato applicato anche in quella sede, cioè la costruzione del codice delle autonomie, cioè andare a scrivere la Costituzione dei vari livelli di governo, comune, province e il ruolo rispetto ad essi delle regioni, e lo stesso metodo verrà utilizzato anche per quella riforma della Costituzione che andrà a affrontare quei nodi che ho messo nella premessa. Però devo dire che c'è un atteggiamento da parte di tutti di responsabilità rispetto a riforme che ormai sono ineludibili, e l'aver lavorato con serietà sul federalismo fiscale credo che sia il miglior viatico per delle buone riforme che non debbano durare una legislatura, ma che diano un significato di ampio respiro, e questa legislatura credo che abbia le caratteristiche per essere finalmente quella costituente. Grazie al ministro Calderoli. Adesso lo scopo degli incontri del meeting è quello proprio di collegare la realtà a testimonianze, quindi a fatti che si possano vedere in azione. Da questo punto di vista, lo scopo del federalismo fiscale è mettere nelle condizioni un amministratore regionale o locale di far funzionare al massimo la macchina che amministra. Cioè, non può far diventare una Ferrari una Skoda, deve farla correre come Ferrari, se è una Ferrari. Allora, la Lombardia è una Ferrari nel panorama italiano. Quindi io chiedo al Presidente della Regione Lombardia, appunto, dove lo scopo del federalismo fiscale, quello che vorrebbe attuare, non è una novità, ma è un'esperienza già in atto, quali sono le politiche che ritiene più significative da questo punto di vista e che possono essere un modello pilota per l'Italia del federalismo fiscale? Ma io non vorrei parlare di modello pilota, perché una delle caratteristiche del federalismo è proprio quello di riconoscere ad ogni territorio, ad ogni regione, ma anche ad ogni comune o provincia, a seconda dei casi, la possibilità e il diritto ad autogovernarsi, e quindi a scegliere le modalità politiche, i modelli di riferimento che ognuno ritiene più adeguato al proprio territorio. Dopodiché, certamente, è nella possibilità dei cittadini di ogni regione di confrontare i risultati che un governo regionale ottiene in una parte del territorio nazionale e un altro governo regionale non ottiene.
Io voglio partire da una premessa, perché del tema del federalismo, come tutti noi sappiamo, si parla ormai da tanto tempo in Italia. Io voglio sottolineare il grosso lavoro, perché Roberto Calderoli, il ministro Calderoli, ha detto giustamente questa parte terminale del cammino che è stata fatta lodevolmente, positivamente in Parlamento e nel confronto tra il governo, le regioni, le province e i comuni in quest'ultima fase. Ma io vorrei ricordare anche tutto il grosso lavoro preparatorio che per esempio le regioni hanno fatto in questi ultimi anni, perché ormai in un lontano 2002, su impulso della mia regione, tutte le regioni italiane decisero di trovarsi insieme per cercare di sbrogliare quella che allora appariva una matassa inestricabile. Sul tema del federalismo in Italia si sono combattute delle guerre cruentissime, per fortuna cruenti soltanto dal punto di vista politico, ma la contrapposizione era formidabile. Il federalismo sembrava un'arma dei ricchi contro i poveri, dei forti contro i deboli, del nord contro il sud, dei grandi contro i piccoli. Con buona volontà le regioni italiane tutte, centrodestra, centrosinistra, grandi e piccole, ci siamo radunati a partire dal 2002, allora ci vedemmo in una località della Calabria, scegliemmo proprio la regione della Calabria per dire che ci interessava parlare di federalismo nell'ottica dello sviluppo dell'intero Paese. E dal 2002 al 2007 abbiamo lavorato fino ad arrivare a sgombrare il tavolo di alcuni degli ostacoli più pesanti, che erano gli ostacoli dell'ideologia, appunto, che erano gli ostacoli di chi ci veniva a raccontare che il federalismo era fatto per dividere il Paese. Questo lavoro delle regioni permise invece di arrivare ad un documento unanime in cui tutte le regioni insieme chiedevano al governo e al Parlamento di avviare il cammino nell'ottica di quei principi che indicavamo come fondamentali. Lo presentammo al governo precedente a questo e al Parlamento precedente a questo, non se ne fece nulla, lo abbiamo ripresentato al nuovo governo, al nuovo Parlamento e questa volta abbiamo trovato ascolto ed è partito quel lavoro che Roberto Calderoli ricordava prima. Sulla base, ecco, voglio aggiungere un'altra cosa. Quando si parla di federalismo, sarebbe interessante andare a vedere la definizione che ciascuno di noi ha di federalismo, perché esistono ancora molti pareri diversi, ma la gente ammucchia sotto il termine di federalismo alcune esigenze sacrosante sue. Sotto il termine di federalismo i cittadini desiderano minore burocrazia, minori tasse, minore peso dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province, di tutto ciò che è politica, di tutto ciò che è amministrazione, sulla loro vita. E anche noi vogliamo, attraverso le varie tappe del federalismo, il federalismo fiscale è una di queste tappe, non esaurisce tutto il cammino del federalismo, arrivare a questi obiettivi. Cioè il federalismo non è e non deve essere concepito come una bandiera ideologica sventolata da uno schieramento contro un altro. Noi al federalismo vogliamo sottoporci in maniera pragmatica. La nostra scommessa è quella di chi dice: cittadini, quando cominceremo a fare i primi passi del federalismo e tanto più quando arriveremo alla fine, il nostro impegno è che la vostra vita sia un po' più semplice. È che per le aziende sia un po' più semplice lavorare e sia inferiore il numero dei giorni o delle settimane che dovete spendere nel rapporto con la pubblica amministrazione. È che voi, ciascuno di voi, nella vostra regione, nel vostro comune, vi sentiate un po' più responsabili, padroni delle scelte che dovete fare. Dico questo anche perché, da questo punto di vista, capite come il tema vero del federalismo è quello di garantire un governo delle cose, delle materie, che sia efficace ed efficiente dal punto di vista delle risposte che dà. Non necessariamente tutte le decisioni devono essere messe in capo a livello di governo, come si suol dire, più vicino ai cittadini. Ci sono alcune materie che è sacrosanto che siano affidate ai comuni, altre alle province. Altre materie possono essere affrontate e risolte soltanto a livello regionale, che ne so, la sanità. Altre ancora è più opportuno che siano accorpate a livello nazionale o addirittura a livello europeo.
Quindi accanto al principio della vicinanza ai territori ci deve stare un principio di adeguatezza. Le materie vanno assegnate a quel livello di governo che è più adeguato a dare una risposta. Ma certamente l'ottica complessiva deve essere quella di esaltare ciò che chiamiamo sussidiarietà, cioè che alla fine i conti tornino nelle tasche e nella vita dei cittadini, perché questo è il vero obiettivo di ogni governo, di ogni politica realmente moderna e realmente attenta all'uomo, cioè che il padrone del processo politico, che il sovrano a cui la politica brucia i granelli d'incenso non sia il partito, non sia lo schieramento, non sia la coalizione, ma che il sovrano vero e riconosciuto sia il cittadino. Il cittadino concretamente inteso, quindi il cittadino è ciò che il cittadino crea con la sua molteplice attività. Il lavoro, l'azienda, l'impresa, il cittadino è ciò che concretamente crea nei suoi rapporti sociali, la famiglia, l'associazione, il movimento, la comunità. Da questo punto di vista la parola federalismo può essere bene intesa come una parola sintetica di questi processi di buon governo, verso un buon governo. Certamente, e vengo alla domanda che Antonini mi poneva, la Regione Lombardia in questi anni, assieme ai miei amici, assieme ai partiti che sostengono la mia giunta, assieme alla coalizione, ci siamo sforzati di fare un lavoro verso il buon governo, per mettere veramente al centro il cittadino, sussidiarietà, per trovare il livello giusto a cui collocare la responsabilità, adeguatezza, per far pesare di meno la burocrazia. Alcune cose le conoscete perché ve le racconto da anni. Il tema della sanità, la riforma sanitaria che fu la prima che facemmo nel 1997, integrando nella sanità pubblica anche alcune grandi iniziative private che accettavano di confrontarsi con le regole e con le modalità di finanziamento fissate dal pubblico, fissate dalla regione. Stabilimmo il principio che ogni cittadino ha il diritto di scegliere dove andare a farsi a curare, da chi farsi curare, quando andare a farsi ricoverare. Introducemmo il principio della libertà di scelta del cittadino. Lo stesso principio ha ispirato le nostre politiche scolastiche. La famiglia deve avere il diritto di scegliere la scuola che ritiene opportuna per suo figlio e le condizioni economiche disagiate non devono essere un impedimento all'esercizio di questa libertà di scelta. Da qui è nata la politica dei buoni scuola, che da due anni si è evoluta nella politica della dote scuola, a cui fanno riferimento e di cui si giovano quasi un terzo di tutti gli studenti delle scuole pubbliche e private di Regione Lombardia. C'è la dote scuola, c'è la dote scuola, ma c'è anche la dote della formazione professionale, la dote lavoro, e in questo periodo di difficoltà economica io posso veramente dire che il principio che ci ispira è quello di non lasciare solo nessuno. Noi ci stiamo riuscendo a far sì che nessuno dei nostri cittadini, neppure quelli colpiti più gravemente dalla crisi economica, sia lasciato solo. Nel grande accordo che tutte le regioni hanno firmato con il governo questa primavera sul tema degli ammortizzatori sociali, abbiamo stanziato complessivamente quasi 9 miliardi di euro per gli ammortizzatori sociali. Sono stato molto felice perché sia le altre regioni sia il governo nazionale hanno accettato il metodo di Regione Lombardia per cui il contributo per il lavoratore che perde il posto di lavoro viene dedicato non soltanto come integrazione al reddito ma anche come contributo per la formazione, in modo che il lavoratore temporaneamente espulso dal processo produttivo possa studiare, approfondire le proprie conoscenze e quindi essere pronto un domani, passata la buriana, a reintrodursi nel meccanismo produttivo ad un livello più alto, perché è così che si fa se vogliamo tentare di trarre il bene dal male, se vogliamo tentare di migliorare nella competitività. Lo stesso le politiche che abbiamo adottato sulla famiglia, rovesciando anche qui l'impostazione di una certa sinistra assistenzialista e centralista, per cui gli assessori alle politiche sociali
impostavano la loro politica nel chiuso dei loro pensatoi e le famiglie dovevano adeguarsi ad entrare dentro in questa o quella casella delle tante gabbie e gabbiette che la politica familiare e sociale di tante giunte predisponeva. Noi l'abbiamo completamente rovesciato, chiamando le famiglie al nostro tavolo e dicendo loro: presentateci dei progetti. Noi ente pubblico, noi regione, vogliamo dare una mano a voi, la sussidiarietà, nei vostri progetti. Ed è stata una crescita straordinaria di associazioni familiari, di gruppi di famiglie, che hanno presentato progetti relativi al loro quartiere, alla loro fabbrica, alla loro azienda. Le associazioni familiari si sono moltiplicate per 10 nel giro di un anno e mezzo. Abbiamo finanziato in questi anni quasi 10.000 progetti presentati dalle famiglie lombarde. Una crescita di democrazia e di partecipazione e una soddisfazione delle famiglie che trovavano finalmente nell'ente pubblico un interlocutore del loro bisogno. Erano loro che leggevano il loro bisogno. Non c'era l'assessore presuntuoso, portatore di elogia, che diceva: un momento famiglie, state lì, voi non conoscete veramente il loro bisogno. Per fortuna che ci sono io, portatore di un'ideologia salvifica, che vi spiega come fate a rispondere ai vostri bisogni. È questa logica centralista e ideologica che abbiamo distrutto, che abbiamo rovesciato. Ma non voglio essere troppo lungo, forse già comincio ad esserlo. Un'impostazione federalista sussidiaria si dimostra utile anche in altre materie molto più materiali, se volete. Il tema delle infrastrutture, che è croce e non ancora delizia dell'intero nostro paese, lo sarà quando avremo costruito queste infrastrutture. Noi in Lombardia avevamo ed abbiamo un bisogno enorme di infrastrutture. Solo che per ogni infrastruttura bisogna pensarla localmente e passare a livello nazionale, dove tante volte tutto si insabbia, tutto viene ritardato. Noi abbiamo fatto una proposta ai governi che si sono succeduti e questo accordo l'abbiamo chiuso proprio con il governo precedente. Abbiamo dato vita a un organismo che abbiamo chiamato CAL, Concessioni Autostradali Lombarde, per cui l'ente che presiede alla realizzazione di infrastrutture in Lombardia non è più un ente romano. È un ente a mezzadria tra la Regione e l'ANAS nazionale, con il risultato che abbiamo diminuito i tempi per la realizzazione delle nostre grandi opere e abbiamo diminuito i costi per la realizzazione di quello. Un analogo meccanismo lo stiamo adesso sperimentando, anzi con la sperimentazione comincerà dal mese di settembre, nella materia del trasporto ferroviario, perché avendo un bisogno enorme, i nostri pendolari sono 500.000, e ogni giorno ha bisogno di trasportarsi con la massima velocità possibile, magari non in carrozze fredde d'inverno e calde d'estate, magari non in treni che saltano improvvisamente, per cui sei lì alla stazione per prendere il diretto delle 7:16 e viene soppresso e devi aspettare le 8:02. E allora abbiamo messo insieme la rete ferroviaria nazionale di Trenitalia e la nostra rete delle ferrovie Nord Milano, attraverso un meccanismo per cui chi sovrintende a tutti i trasporti ferroviari in Lombardia non è più, ancora una volta, la direzione romana, ma se c'è un guasto a Brescia interviene una testa basata in Regione Lombardia. Voglio dire, meccanismi virtuosi che esaltano l'assunzione di responsabilità da parte delle realtà locali, regionali, in questo senso, e che dimostrano come le nostre regioni, almeno le più avanzate di esse, ma se lo sono le più avanzate, in potenza lo sono tutte. Questa è un'altra cosa da far passare, che gli esempi virtuosi servono a dire che se ce l'hai fatto tu, allora per un meccanismo di imitazione e di competizione ce la posso fare anch'io. E allora il federalismo diventa veramente una gara virtuosa a chi riesce a governare meglio per i propri cittadini. Quando ci sarà la possibilità di stabilire il livello di imposizione fiscale tra regioni, ben venga che una regione scelga di detassare completamente in un settore per attirare alcune nuove imprese, alcune imprese produttive, e che l'altra regione risponda con un'altra misura, perché è di questa competizione tra territori che abbiamo bisogno di primeggiare nel mondo. Io vorrei che noi riscoprissimo anche questo orgoglio nazionale. A volte siamo troppo autocritici, noi italiani. Noi siamo portatori di una cultura millenaria, straordinaria nel mondo. Se vogliamo, le cose le possiamo fare. Dobbiamo però incentivare questa gara virtuosa.
E allora vado a chiudere. Abbiamo lavorato sul versante della semplificazione. Quando abbiamo cominciato a governare in Lombardia, in regione c'erano 2000 leggi. Oggi le abbiamo portate a 450, perché i cittadini non possono essere costretti a leggere tutti gli infiniti articoli enormi che un'abnorme produzione legislativa realizza. Il ministro Calderoli si è messo sulla stessa strada a livello nazionale. Vedete che la competizione serve anche tra regioni e Stato centrale. La Lombardia indica la strada e il ministro Calderoli la segue, perché è lombardo anche lui. Vabbè, diminuzione delle leggi, diminuzione dei dipendenti regionali, perché se un mestiere lo possono fare in tre, è inutile che l'assessore o il presidente di turno ne assuma altri 27 clientelarmente per portare 30 persone a lavorare male in un settore in cui possono lavorare in tre. Noi abbiamo ridotto drasticamente il numero dei dipendenti e tutto questo l'abbiamo fatto, ed è l'ultima annotazione che voglio fare, in un grande accordo ricercato e voluto con gli enti locali di Lombardia. Non è vero che il destino ineluttabile è quello di un centralismo regionale che sia oppressivo dei poteri dei comuni o delle province o delle comunità montane. Non è vero, non è un destino ineluttabile. Possiamo procedere attraverso accordi virtuosi in cui si esalti la competenza di ciascuno. Ecco perché il professor Antonini diceva correttamente che la Regione Lombardia anticipato qualche cosa anche del federalismo fiscale. Noi 3 anni fa abbiamo firmato un grande accordo con tutti i nostri 1546 comuni, le nostre 12 province, le nostre 36 comunità montane, accordo sottoscritto all'unanimità sulla materia più delicata di tutte, la gestione dei soldi, il federalismo fiscale. Questa è la strada che ci sta permettendo di ottenere risultati importanti sulla base dei quali non vogliamo insegnare niente a nessuno, ma che certamente mettiamo a disposizione di tutti se qualcuno volesse approfondire. Sindaco Emiliano, sindaco di Bari, un'importante città del sud. Per cui è evidente la provocazione che gli rivolgo, che è una provocazione particolare perché il sindaco Emiliano viene dalla magistratura, quindi sa bene i problemi che ci si può trovare di fronte in certe realtà. E allora gli chiedo questo: la sfida del federalismo fiscale è un'opportunità o è una sciagura per il Sud? E tu come pensi di presentarla agli elettori? Innanzitutto mi permetterete di salutarvi e di dirvi che per me essere qui oggi è un onore molto grande, un onore che passa ovviamente dalla mia gratitudine nei confronti di chi mi ha invitato, ma soprattutto dalla frequentazione quotidiana nella mia città, nella mia regione, con tanti di voi che sono stati preziosi in questi anni nei quali da magistrato ho dovuto trasformarmi in amministratore locale, e vi garantisco che non è stata una cosa semplice. E naturalmente è un onore ancora più grande essere qui a parlare di una cosa tanto importante alla quale ci stiamo preparando da molto tempo. Io dirò stasera probabilmente alcune cose che vi meraviglieranno, e vi prego, siccome io non ho voluto fare la parte di portarmi le carte, no? Provate a credermi sulla parola e poi verificate con calma quello che io vi dirò. Ci stiamo preparando al federalismo dal 2004, da quando io sono diventato sindaco. Immaginate che il comune di Bari allora aveva, credo, quasi 80 dirigenti, molti dei quali ovviamente avevano una difficoltà a entrare nel meccanismo amministrativo e soprattutto non c'era nessun collegamento tra il programma di governo e il numero delle ripartizioni e dei dirigenti. Oggi quei dirigenti non arrivano a 30.
Bari è la città metropolitana italiana che costa di meno in assoluto in Italia al contribuente italiano. Costiamo il 30% in meno di qualsiasi altra città metropolitana e il 50% in meno rispetto a Firenze e a Venezia. Ma Firenze e Venezia ovviamente hanno dei patrimoni storici da mantenere che giustifica, il fatto giustifica, diciamo, questa situazione. E naturalmente nessuno sa che Bari è una città che ha solo 2.000 dipendenti, dei quali 620 vigili urbani, quindi quelli che rimangono sono pochissimi. E nessuno sa che Bari ha un rating da parte di Moody's che è doppia A3, cioè lo stesso dello Stato italiano. Nessuno sa, per esempio, che Bari è la città metropolitana italiana con il maggiore incremento della raccolta differenziata in Italia. E facciamo una fatica terribile, ecco perché è importante essere invitati al meeting qui, perché sia pure con emozione, con affanno, dovuto all'emozione, ho la possibilità finalmente, senza comparire come di solito il Sud compare, no? Come una corte dei miracoli, quando obiettivamente ne combiniamo qualcuna, spesso devo dire più o meno dello stesso genere di quelle che succedono in tutto il mondo, ma quando succedono a noi è veramente di solito un avvenimento. Per esempio, mi ricordo quando abbiamo passato dei guai con riferimento all'Università di Bari, adesso mi accorgo che stanno succedendo cose identiche in Germania e quindi questo non mi consola, ma mi dice che evidentemente una lotta che noi stiamo facendo per prepararci all'attuazione del 119 della Costituzione è una lotta, per esempio, che è passata anche dal mio precedente lavoro. Io lavoravo alla direzione distrettuale antimafia di Bari, non mi sono mai occupato di processi politici, forse per quello sono rimasto un magistrato abbastanza simpatico a tutti. E però la Puglia è un esempio di lotta virtuosa alla criminalità organizzata coronata da successo, ma guardate un po', in Puglia noi abbiamo processato ed arrestato migliaia di persone che adesso sono tutte in galera e viviamo una situazione dell'ordine pubblico che è immensamente migliore di quella di tutte le città grandi del nord del paese. I tassi di criminalità delle città del nord sono quasi il doppio di quelle della Puglia e della città di Bari. Ma la Puglia, per esempio, è anche la regione italiana che ha il maggior quantitativo di energia prodotta da fotovoltaico e eolico. Non solo, ma è una delle poche regioni povere, quelle ovviamente che sono costrette a chiedere denaro alle regioni ricche per far funzionare il sistema sanitario, che non ha sfondato i limiti previsti dalle leggi e che quindi non è commissariata. Certo, siamo sempre a un pelo dall'essere commissariati. Però se vi dicessi che a parità di abitanti la Puglia rispetto all'Emilia-Romagna ha ogni anno dal Fondo Sanitario Nazionale 350 milioni di euro in meno e che il sistema sanitario pugliese a parità di abitanti ha 18.000 addetti in meno alla sanità, voi ci credereste? E sapete che questa cosa è complicata da gestire, perché fornire lo stesso servizio con una infrastrutturazione tanto sottodimensionata è molto complicato. Per cui la sfida del federalismo è bipartisan, anche per motivi storici. Il 119 è una norma introdotta nell'ordinamento dal centro-sinistra, ma credo sia la prima volta che io dico una cosa del genere, perché come è noto me la sono sempre presa molto col centro-sinistra per il modo sbrigativo con cui tentò alla fine di una legislatura disgraziata di recuperare il consenso del Nord con questa riforma del titolo quinto che non era stata preparata. Mi permetto di dire che ciò che sto per dire al ministro Calderoli lo direi con maggiore veemenza e con maggiore durezza anche a D'Alema o ad Amato, perché quel 119 contiene effettivamente una strategia giusta, corretta, che però deve passare attraverso un processo di accompagnamento, per esempio per alcune regioni che sono in difficoltà maggiori rispetto alla Puglia, come la Calabria e la Campania, che non deve corrispondere un po' all'insegnare a nuotare a un bambino semplicemente buttandolo in acqua, perché alcune volte sono bravi e imparano,
altre volte rischiamo di farli affogare. E io so che il decreto legislativo che è stato approvato contiene potenzialmente quelle norme che consentirebbero questo accompagnamento. Io so che al di là dell'abilità della Lega Nord di conseguire l'approvazione del decreto poco prima delle elezioni europee, insomma siete stati dei fuori classe da questo punto di vista, e al di là del fatto che è stato presentato diciamo come una grande rivoluzione, in realtà il decreto legislativo è una norma, credo ampiamente condivisa da regioni, sindaci, contiene l'attuazione del 119. Ma adesso comincia una partita fondamentale, una partita nella quale si capirà se il decreto sul federalismo è una norma rispetto alla quale io dovrò mettere in guardia i miei cittadini o se invece dovrò dire loro di fidarsi. Perché il titolo di questo meeting è straordinario? Perché il conoscersi, come oggi sta avvenendo, il parlarsi, il constatare probabilmente anche la natura umana del ministro Calderoli oggi, del guardare e percepire nel suo sguardo che egli capisce le preoccupazioni di un meridionale di fronte all'ipotesi che il federalismo possa essere semplicemente un modo per sganciare il Sud dal suo destino, perché questa minaccia in teoria c'è. Noi dobbiamo fare in modo che la nostra conoscenza, quella anche tra le popolazioni italiane, sia talmente importante, divenga davvero un evento capace di creare un legame di fiducia, perché il federalismo non potrà essere una strategia di successo se noi non saremo in grado di fidarci l'uno dell'altro. Innanzitutto fidarsi di noi, che siamo quelli che abbiamo creato maggiori problemi nella storia di questo Paese. Parlo dei meridionali. Però mi permetto anche di dire che molti di questi problemi nel tempo, dall'Unità d'Italia ad oggi, non credo siano stati affrontati con la necessaria intelligenza neanche dalle classi dirigenti del resto del Paese. Abbiamo una responsabilità comune. Per cui io credo alle parole di Don Luigi Sturzo, che diceva: la responsabilità dei meridionali è quella di elaborare una strategia, e noi siamo disponibili, signor Ministro, a collaborare per elaborare questa strategia all'interno del decreto legislativo, una strategia per il superamento della questione meridionale, affinché il superamento della questione meridionale divenga una strategia nazionale per emancipare il Paese da una crisi di crescita che dura da ormai 15 anni. Perché è vero che il Sud ha tanti problemi, ma questi problemi sono semplicemente gli stessi problemi del resto del Paese, un po' amplificati. A Milano, e questo lo so per esperienza, c'è tanta criminalità organizzata quanta ce n'è a Bari. A Milano c'è il rischio delle infiltrazioni mafiose nella borsa, nei grandi affari, esattamente come ci sono a Palermo, a Catania o a Napoli. E noi dobbiamo difenderci insieme, e credo che il ministro Maroni creda in questa strategia e abbia una idea unitaria dell'ordine pubblico nel nostro Paese. La lotta alla mafia, l'accompagnamento alla virtuosità degli enti locali, la solidarietà, lo scambio delle esperienze. Col presidente Formigoni oggi parlavamo del modello lombardo in materia di sanità, e io mi sono impegnato a convincere Nichi Vendola, che alle volte è un po' ideologico, ma sta migliorando moltissimo, ve lo assicuro, a convincere Nichi che è possibile che persino un lombardo possa avere imbroccato un sistema di gestione del sistema sanitario utile anche alla Puglia. Grazie. Adesso farei un giro di 4 domande molto veloci, in cui darei 5 minuti a ciascuno dei relatori. Carattere un po' giornalistico, entrando poi mano a mano appunto nei contenuti della legge per verificarli. Allora, la prima è questa: noi con la riforma Bassanini prima e poi con la riforma del titolo quinto dopo abbiamo decentrato potere amministrativo e poi potere legislativo.
ma non abbiamo decentrato potere impositivo. Giarda definisce le entrate delle regioni come entrate metafisiche, cioè oggi il cittadino paga molto allo Stato e paga poco a una regione, a una provincia, a un comune. Perlomeno non c'è proporzione fra il potere di spesa che ha una regione, una provincia, un comune e il potere impositivo che ha. La differenza, quando le cose vanno male, viene colmata dal ripiano statale. E appunto ne abbiamo visto finanziarie del governo precedente, stanziare miliardi di euro per regioni in extra deficit sanitario. Sono costati cifre notevoli a ogni italiano. Allora, da questo punto di vista, il federalismo fiscale deve rimediare a questo gap che si è creato, no? Dal principio democratico no taxation without representation, noi siamo arrivati a una representation without taxation. Questo non rende un buon servizio alla democrazia né alla responsabilità. Il federalismo fiscale è un'occasione, allora, davvero per la rivincita della responsabilità, ministro Calderoli. Io ne sono assolutamente convinto. Io credo che quello che prima sentivo il presidente Formigoni dire, il significato della parola federalismo, federalismo fiscale, ha tre significati. Il principale problema è che non c'è ancora una conoscenza proprio della materia e del perché si è arrivati a determinati problemi. Sentivo anche il sindaco Emiliano che viene ancora visto come un possibile confronto nord-sud. Il federalismo fiscale è il contrasto alla superficialità, alla non capacità di amministrare, a chi al malaffare, è una responsabilizzazione e una trasparenza che può valere sia rispetto al buono o cattivo amministratore del nord come in quello del sud. Noi dobbiamo arrivare ad avere l'optimum nella classe amministrativa e non deve arrivarci spontaneamente, ma qualche volta bisogna portarcela. Noi abbiamo avuto un periodo in cui un minimo di autonomia impositiva, cioè la possibilità di mettere delle tasse, c'era stato, la cosiddetta tassa della famiglia, la tassa Vanoni, che dava delle entrate agli enti locali, forse per bilanciare in corrispondenza della nascita delle regioni che avevano atteso dal 48-70 prima di essere realizzate, qualcuno con la riforma Visentin e la Stammati ha riportato tutto nel bilancio dello Stato e ha tolto qualunque tipo di entrata a livello dell'ente locale. Togliendo questa entrata si è dovuto trasformare in trasferimento dallo Stato in periferia e il parametro è stato quello della spesa storica. E lì proprio veramente casca l'asino in quel periodo, perché qualcuno in maniera molto furbesca aveva inserito, proprio quando venne fatta la fotografia delle spese che magari non esistevano e sono i cosiddetti comuni sovradotati, e alcuni invece si è fatto trovare impreparato e ha ricevuto molto di meno rispetto a tante altre situazioni. Questo ha creato la completa deresponsabilizzazione di chi amministra, è arrivata al paradosso che tanto più uno spendeva e tanto più riceveva in termini di denaro, che è proprio il contrario del principio della buona amministrazione. Lo sviluppo poi della Bassanini, che ha ulteriormente decentrato e non ha dato autonomia impositiva, ha peggiorato le cose. Però il problema è che oggi uno fa i conti, qualunque tipo di intervento che noi andiamo a fare in termini di finanziaria, che vanno dai 10 ai 20 miliardi a seconda dei periodi, ma noi, per fare un esempio rispetto a un anno, noi avremo per il 2009 800 miliardi di uscite, erano 780 quelle di entrate previste e sono diventati 750 per la crisi. Quindi c'è un 50 miliardi che mancano, gli interessi sul debito pubblico accumulato. Se noi dovessimo fare tante finanziarie per poter arrivare all'azzeramento del debito pubblico, noi dovremmo fare 5 manovre finanziarie all'anno per 150 anni. E quindi è chiaro che non è con questo tipo di interventi. Siamo andati a intervenire proprio sulla radice del problema. Quindi bloccando i trasferimenti e sostituendoli con la possibilità che ci sia l'autonomia impositiva da parte dei comuni, delle province e delle regioni. Ma non basta dire i soldi al posto che andare allo Stato vanno a comuni, perché non cambierebbe assolutamente niente. Quello che è evidente e che noi abbiamo cercato di stimolare è il collegamento tra il tipo di tributo versato e il tipo di servizio che il cittadino può ricevere, proprio per stabilire la possibilità di vedere
da parte del cittadino quanto ti chiedono di pagare, che fine fanno questi soldi, che servizi ti vengono erogati, e ci sia poi il controllo da parte del cittadino come elettore, il controllo democratico dell'amministratore. Ma oltre a questo, la possibilità, che è stata accennata anche prima al Presidente Formigoni, della flessibilità e della manovrabilità del tributo. Cioè, se uno è bravo a amministrare e riesce a garantire un servizio a minor costo, è giusto che possa o ridurre le tasse o aumentare il numero dei servizi. Può fare una propria politica economica decidendo di esentare o di detassare determinati settori. Io credo che sia molto importante, e mi fa piacere dirlo in questa sede perché so che vi siete battuti da tempo per questo, che per la prima volta abbiamo messo gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ovvero la famiglia, la maternità, la gioventù e la possibilità di introdurre il quoziente familiare di cui tanti parlano, però non si era mai riuscito a metterlo in un provvedimento fiscale. E lo dico proprio con gioia, perché in periodi in cui ci sono i dico non dico, a me fa piacere pensare anche alla famiglia, con i bambini e tutto il resto in maniera anche naturale. E il principio della territorialità del tributo, che credo sia quello che il Presidente Berlusconi ha colto di più e che sostiene di più, rispetto al fatto che quando non ci saranno più i trasferimenti, l'ente locale, la provincia e la regione dovranno andare a riscuoterli quei soldi, perché saranno le uniche entrate che hanno, e la conoscenza che ha l'amministratore locale del proprio cittadino, in termini non solo di cittadino ma anche in termini di contributore, è l'unico che può sapere effettivamente chi è l'evasore del posto rispetto a chi, dovendo fare una lotta dal centro, non riuscirà mai a far emergere questa evasione. Noi siamo di fronte non a una non persecuzione dell'evasione, c'è il contrasto e incrementato anche il numero delle entrate scoprendo questi evasori, ma è l'evasione di massa che non siamo mai riusciti a contrastare, e solo chi sa se il proprio cittadino gira in Ferrari o fa la dichiarazione dei redditi o gira in Ferrari e si dichiara nullatenente. Partendo dal basso, io credo che il contrasto a questo effettivamente si vedrà realizzato. Ma trasparenza, responsabilità, controllo democratico accanto a sanzioni che partono in automatico, che vadano dal primo livello del commissariamento o del controllo della spesa fino, come abbiamo inserito, alla ineleggibilità, perché chi ha fatto danni su un territorio non debba andare a farne altrettanti a un altro livello di governo. Presidente Formigoni. Sì, sembrano cose lunari, cose impossibili. Io conservo ancora uno scetticismo di fondo, perché conosco vizi e virtù nostri, ma se invece questa legge riuscirà a riempirsi di contenuti, di numeri, appunto con i decreti delegati, indubbiamente saremo di fronte ad una vera e propria rivoluzione, perché il passaggio dalla spesa storica al costo standard è il passaggio dal vizio alla virtù, è il passaggio da un atteggiamento per cui vabbè, se costa 5, se costa 10, se costa 100, tanto chi paga il conto a piedi lista è un altro, perché non sono io amministratore locale, ma è lo Stato centrale che alla fine cosa volete che faccia? È chiaro che deve ripianare i debiti, no? È chiaro che se una città va in dissesto, e in questa stagione abbiamo visto alcune città col cambio d'amministrazione presentare dei conti spaventosi, dei buchi enormi, dei deficit di miliardi di euro accumulati, ma chi poteva pensare, chi può pensare di chiamare a risponderne gli amministratori che si sono succeduti nel corso degli anni? Arriva una nuova amministrazione e ci penserà il governo nazionale a rifondere quei buchi. Con quali soldi? Con i soldi di tutti. Per cui si arriva al paradosso per cui i cittadini delle regioni meglio amministrate che non fanno deficit, o dei comuni meglio amministrati che non fanno i deficit,
non solo sulla base della spesa storica, essendo stati virtuosi in passato, ricevono anno dopo anno meno soldi, cioè quelli della loro virtù, ma alla fine i soldi delle loro tasse servono anche a pagare il vizio di chi ha accumulato deficit su deficit e nonostante anno su anno abbia ricevuto quote più alte, poi alla fine ha fatto lo stesso i buchi. Per cui credo proprio che si possa parlare di rivoluzione. La rivoluzione indotta dall'introduzione del criterio di responsabilità. Per cui le conseguenze della tua azione amministrativa, caro amico amministratore o politico, o sindaco, presidente di regione, o ministro domani, o presidente del consiglio, queste conseguenze qui ti seguono. Non puoi a un certo punto bellamente lavartene le mani e andartene. Il principio di responsabilità, il principio di chiarezza, del parlare con chiarezza ai propri cittadini. Da questo punto di vista è fondamentale che la legge vada avanti su questo terreno. Io lo so di essere perfettamente d'accordo con questo, col ministro Calderoli, dobbiamo ancora lavorare per convincere altri, che siano le regioni a poter mettere le tasse. L'obiettivo non è quello di aumentare le tasse, ma è quello di rendere responsabili le regioni o i comuni o le province, che essendo loro a dover andare dai cittadini a chiedere di pagare le tasse, beh, si sentiranno domandare dai cittadini: ma caro presidente, caro sindaco, perché ci chiedi questo? Per farne che cosa? Ah, tu dici per fare migliori servizi sanitari, migliori servizi scolastici, migliori servizi di trasporto. Bene, stabiliamo un patto però, poi ci fai vedere che risultati arrivano a casa. Io ti darò il mio voto, non ti darò il mio voto sulla base dei risultati che arrivano. Questo è il principio fondamentale della democrazia. Mentre se tutto passa... attraverso un grande collettore nazionale, dove vengono buttate indistintamente tutte le tasse pagate dagli italiani, e tutti sembriamo uguali perché questo grande collettore nazionale non si vede chi paga fino all'ultima lira e chi evade, e poi da lì vengono ridistribuiti, secondo questo criterio assurdo e sbagliato della spesa storica invece del costo standard, non ci sarà mai nessuno chiamato a rispondere. Per cui realmente, vedete, la possibilità di un cambiamento epocale c'è, è molto importante. Ecco, da questo punto di vista, questi principi che sono contenuti nella legge di cui stiamo parlando, bisogna però che siano estesi, so di affrontare un discorso non del tutto politicamente corretto, perché questi principi, la spesa storica e il costo standard, sostanzialmente sono per le regioni a statuto ordinario. Prima in conferenza stampa il tema veniva affrontato. C'è in Italia una questione grande come una casa, delle regioni a statuto speciale che neppure questa legge riesce a sottoporre alla valutazione, al superamento della spesa storica e del costo standard. Le regioni a statuto speciale in Italia hanno una ragione storica indiscutibile. Però, amici, la storia si evolve, cambia. 61 anni fa era una storia, oggi è un'altra storia. E allora credo che non sia un'eresia dire che 61 anni dopo la Costituzione del 48 si può andare a vedere quali e quante di quelle ragioni storiche ancora sussistono. E poi bisogna anche, ma anche su questo sono convinto che il ministro Calderoli lodevolmente lo introdurrà, che questo principio del costo standard, no, della spesa storica e costo standard, sia introdotto anche per i ministeri del governo nazionale, perché bisognerà che anche i ministri del governo nazionale rispondano delle loro spese e del loro aumento di personale che in questi anni è stato fatto e sul quale, nonostante la lodevole azione del ministro Calderoli, anche il nostro governo non è ancora perfettamente a posto e perfettamente in regola. Perché vedete, la bellezza delle cose giuste è che quando sono introdotte in una parte del sistema, poi inevitabilmente dilagano. È come il virus nei computer, in questo caso si tratta di un virus positivo
che spingerà e costringerà la politica italiana a diventare virtuosa. Bah! Lo diventerà veramente virtuosa. Guardate, io voglio concludere dicendo una cosa, e non è un appello alla demagogia. Il cambiamento può essere veramente importante, ne stiamo parlando. Si è scoperchiata la pentola per la prima volta. Abbiamo veramente bisogno che ci sia l'opinione pubblica, il controllo della gente che ci stimola, ci aiuta e ci spinge. C'è bisogno di una rivoluzione di responsabilità e di voglia di partecipare da parte della gente, da parte del popolo. Abbiate l'orgoglio di esercitare il controllo democratico sugli atti dei vostri amministratori e dei vostri politici. Fateci sentire la vostra, il vostro peso e la vostra pressione, perché senza questa spinta dal popolo la politica troverà sempre le strade per scappare. Siccome noi siamo politici che vogliamo avere il fiato addosso dei nostri cittadini, fateci sentire questo fiato addosso. Ecco uno dei motivi per cui, tra le altre cose, io sono a favore della reintroduzione del voto di preferenza, perché abbiamo bisogno che ci sia questo controllo su politici eletti direttamente dalla gente. Sindaco Emiliano. A sentir parlare il Presidente della Regione Lombardia sono preoccupato, sono molto preoccupato, perché non riesco a trovare neanche un piccolo appiglio per non essere d'accordo con lui. E questo a casa mia mi costerà caro, sono certo. Vi parlerò della mia esperienza, scusate, poi non lo farò mai più, sperando che voi mi continuiate ad invitarmi, non parlerò mai più tanto di quel che succede dalle parti mie, però un'altra cosa che probabilmente non sospettavate è che nel comune di Bari la pressione fiscale è la più bassa tra tutte le città metropolitane italiane. Noi in 5 anni non abbiamo aumentato la pressione fiscale praticamente di nulla, abbiamo sopportato il taglio dell'ICI da parte del governo Prodi, anche perché devo essere sincero, il governo Prodi ha poi ristornato quel taglio con i trasferimenti. Siamo andati un pochino in difficoltà, devo essere sincero, col governo Berlusconi, perché questa è una domanda, faccio un po' il cattivo, ma questa è una domanda che mi piacerebbe fare al ministro Calderoni, fermo restando che, per esempio, mio padre, che ha una grande casa nel centro di Bari, è contentissimo, è la sua prima casa, però è una casa di 400 metri quadri. Lui è contentissimo di non pagare l'ICI su quella prima casa. Però temo che di quegli 800-900 euro lui non se ne accorga neanche del fatto che non li sta pagando. E quindi la domanda che io farei al governo è questa: come mai l'unica vera leva di autonomia impositiva che avevamo, cioè l'ICI sulla prima casa, perché poi parliamoci chiaro, l'ICI sulle altre case ha un gettito talmente inferiore che c'è poco da, insomma, c'è poco da pazziare, ecco, diciamo così. Come mai l'era del federalismo fiscale parte con l'abolizione dell'unico tributo realmente nelle mani dei sindaci per poter in qualche modo attrarre gli investimenti, per esempio come noi avevamo fatto, diminuendolo al massimo per gli insediamenti industriali, o per esempio colpendo coloro che non affittavano le case e le tenevano non impiegate, o con altri meccanismi che pure, lavorando sui regolamenti, avevamo posto in essere. Di una ero particolarmente orgoglioso: l'esenzione dall'ICI sulla prima casa delle coppie appena sposate che acquistavano una casa e facevano un mutuo. Addirittura c'era un'esenzione in proroga per chi faceva il primo figlio, e c'era poi la proroga se ne arrivava un secondo. Era una specie di unica maniera attraverso la quale il Comune di Bari spingeva la natalità, perché poi per il resto abbiamo dovuto mettere su un'iniziativa, prendendo atto della denatalità terribile che in Italia ci sta colpendo, abbiamo dovuto mettere su un anno della cicogna per tentare di ricordare ai nostri concittadini che fare figli
non è semplicemente un accidente della vita come comprarsi un'automobile o una barca, è dare un senso alla catena delle generazioni che, se non si avvicendano, vorrei veramente capire di che cosa stiamo parlando, cioè di che parliamo, soprattutto noi politici, se non siamo capaci di dare un senso alle generazioni che verranno e soprattutto a spiegare ai nostri giovani che è vero che possono fare tantissime cose importanti nella vita, ma ce n'è una che è più importante di qualsiasi altra, ed è immaginare attraverso il loro amore di dare la vita ad altre persone che rendono tutto questo dotato di un senso, perché altrimenti davvero non so perché ci stiamo impegnando tanto per cambiare questo paese se poi continuiamo a non immaginare modelli attraverso i quali dare una speranza alle giovani generazioni. E io non ho, ecco, l'impressione che in questo modello che noi abbiamo avviato ci sia anche lo spazio per immaginare l'offensiva, cioè stiamo gestendo bene la difesa da uno sfondamento del deficit molto grave, stiamo gestendo bene con la strategia del federalismo l'inefficienza, la lotta alla mafia, ma sono tutte azioni difensive. L'attacco che deve camminare sulla speranza, sugli eventi, come dite voi nel titolo di questo meeting, sugli eventi che costruiscono il coraggio, costruiscono la voglia di costruire legami, che vogliono allargare la dimensione del nostro paese restituendogli finalmente un ruolo senza paura. Ecco, su queste cose io immagino che il 119 potrebbe sembrare una norma della Costituzione, potrebbe sembrare una norma che non contiene nulla che consenta di coltivare il coraggio e la speranza. Invece non è vero, perché il 119 ha la possibilità, devo dire un po' genericamente delineata nel decreto legislativo, di continuare a lavorare per gli obiettivi di convergenza, si dice, è un termine brutto, ma gli obiettivi di convergenza sono quelli dove tutte le altre norme della Costituzione, quelle che prescrivono la solidarietà, la progressività dell'imposta, devono evidentemente trovare un'applicazione. Nel decreto c'è. Devo dare atto al signor Ministro che questo elemento di coesione del Paese, dell'Italia, mi perdonerà se adopero questo termine, bellissimo, di questo elemento di coesione dell'Italia, lo spazio c'è, lo dobbiamo occupare però in maniera non velleitaria e lo dobbiamo fare anche attraverso, lo dico chiaramente, attraverso la dotazione per gli enti locali, soprattutto i comuni, oltre che le regioni, di leve fiscali che per esempio nel mio caso mi consentano di trasformare quella che è un'apparente minaccia, la debolezza del mio bilancio, perché è un bilancio di soli 750 milioni di euro, di trasformarla in un'opportunità. Ho detto prima che Bari costa poco. Allora, è possibile che io attraverso uno strumentario di leve fiscali flessibili, non necessariamente eterodirette dalla regione, perché altrimenti se no noi creeremo un neocentralismo regionale pesantissimo, forse persino di più di quello statale, è possibile che l'area metropolitana di Bari, almeno le città metropolitane, comincino ad avere strumenti di autonomia impositiva veri? Questa sfida, signor Ministro, se lei la raccoglie, il sindaco di Bari, nella sua piccola dimensione, le verrà dietro, la sosterrà con l'entusiasmo di chi comincia a credere che ciò che c'è scritto nelle leggi corrisponde ad una idea del futuro e del Paese. E con quelle leve potremo per esempio avere la capacità di attrarre investimenti nell'area industriale di Bari, perché, non lo so, potremmo inventare delle detassazioni o delle particolari strategie anche di tipo impositivo, che però devono passare da una questione, che se pagano le tasse a me, al Comune, non le possono pagare anche allo Stato. E i vasi comunicanti devono evidentemente tenersi. Significa che lo Stato deve essere disponibile sul serio a diminuire l'imposizione tributaria nazionale sulle aree, soprattutto al Sud. Mi permetterei di dire anche con un'azione straordinaria da negoziare con l'Unione Europea, che consenta nella fase di avvio del federalismo fiscale di dire almeno al Sud: questa cosa per voi la stiamo facendo, vi stiamo negoziando, come è successo per l'Irlanda, un periodo di fiscalità di favore che consenta di attrarre investimenti e di infrastrutturare
il territorio in modo che risponda alla sfida. Allora, queste operazioni collegate all'attuazione e al lavoro della Commissione tecnica possono essere importantissimi per creare la fiducia. Ero arrabbiato, lo dico al Presidente della Provincia di Taranto, che è del mio stesso partito e che saluto, ero arrabbiato con il gruppo parlamentare del PD della Puglia, che peraltro mi dicono essere stato l'unico ad avere realmente lavorato con impegno nel dialogo con il Ministro, perché tutte queste operazioni connesse al federalismo non erano state ancora affrontate. Mi hanno detto, Sindaco Michele, lo faremo nel momento in cui costruiremo i decreti governativi. Bene, io questa sfida l'accetto, lo dico anche al Presidente della Commissione tecnica, ed è chiaro che il giudizio su quello che avverrà, anche in termini di responsabilità politica, sarà legato a ciò che noi comporremo come strategia complessiva, politica, non solo tecnica, legata all'attuazione del federalismo. Visto il tempo che abbiamo abbastanza bruciato in questo dialogo interessantissimo, io sintetizzo le ultime domande in un'unica domanda di chiusura. C'era un editoriale su Corriere della Sera recente intitolato Malumori d'Italia. Di Vico diceva: due Italie non sono un rischio, sono una realtà. Allora la prima domanda è: un partito del Sud serve a questa Italia dove per esempio il deficit accumulato dalle quattro regioni meridionali commissariate è pari a 27 miliardi di euro, cioè 500 euro per italiano neonato compreso? Prima domanda. E che è collegata a questa, perché in questo contesto mi piace ricordare che Monsignor Giussani parlava sempre della necessità di una cultura della responsabilità. E allora io credo che il principio di sussidiarietà sia l'espressione di questa cultura della responsabilità, perché chiama tutti a un'assunzione di responsabilità, anche la società civile e anche la politica nei confronti della società civile. Allora, la nuova legge sul federalismo fiscale coniuga insieme la sussidiarietà verticale, cioè il federalismo, e quella orizzontale. E questa è una novità. Come la giudicate e perché è importante? Ministro Calderoli. Partito del Sud. Io credo che di tutto abbiamo bisogno nel Paese, tranne che di un partito in più, se è nei termini di un partito tradizionale, soprattutto se, come emergeva, era un partito che non nasceva da istanze del popolo, della gente, ma partiva da parte della classe dirigente per realizzare più che un partito una definizione di una corrente che voleva utilizzare la parola partito per fare delle pressioni, dei condizionamenti o, diciamolo più semplicemente, dei ricatti, per il termine, di avere qualcosa in più. Io credo che se qualcosa di necessario c'è nel Mezzogiorno, più che di un partito politico, è un movimento culturale che non si chieda quanto ci date, ma che cosa faremo da grandi si debba chiedere. Questo poi può avere un'evoluzione, sicuramente sì, può avere un'evoluzione, però purtroppo prima è chiaro che tutte le volte emergono le virtù. Io purtroppo fino ad oggi ho dovuto occuparmi della parte peggiore di quello che c'era dietro. Lei prima ha fatto riferimento al discorso sanitario, purtroppo è una realtà drammatica. Abbiamo una parte del Paese che rappresenta un grande punto di egemonia rispetto al resto d'Europa. Credo che il nostro sistema sanitario complessivamente possa essere giudicato come il primo a livello europeo e forse potersi confrontare anche a livello degli Stati Uniti, a livello di determinate realtà. Due giorni fa è stata fatta l'indagine proprio da Londra delle mete turistiche che potevano avere una garanzia sanitaria. La prima era Parigi, non la Francia, la seconda una parte del paese Italia, con grandi rischi rispetto a certe aree del paese, che sono quelle regioni che hanno accumulato quel debito. E quel debito non è
conseguente al fatto che non gli si dà abbastanza. C'è una precisa caratteristica di queste regioni ad erogare pochi e pessimi servizi da un punto di vista qualitativo, a spendere tanto, perché non si è mai intervenuti volendo razionalizzare quella spesa. In termini sanitari, forse perché vengo da quello di professione, a me verrebbe voglia di sparare quando vedo certi numeri, perché tutti fanno partorire le donne col parto cesareo e non con quello naturale, perché il DRG gli consente di guadagnare di più, e se uno fa partorire col parto cesareo una donna, con i rischi conseguenti e anche col venir meno di quello che l'esperienza del parto naturale, mi sembra una cosa da criminali. Se uno riesce a far pagare 5 volte tanto un'unità di sangue, che è un effetto di una donazione, è una cosa che non esiste al mondo, che mi sembra che fosse proprio lei, professore, che l'aveva tirato fuori una volta: il cerotto costa 100 di volte di più a Reggio Calabria rispetto a Milano. Va bene il trasporto del cerotto, però qualcosa che non va ci deve essere. E purtroppo, e in questo senso, io credo questo esame autocritico prima di partire, perché dopo la volontà, e sarebbe paradossale che dovesse essere io responsabile dell'unità del paese, però sono disposto a passare anche questo rischio se è necessario. Ma viva Dio, quando qualcuno, soprattutto in Sicilia, ci diceva c'è la necessità di un partito del sud, e proprio in quei giorni 302 comuni su 320 o 330, il 90%, sono stati commissariati dall'assessore regionale, compresi tutti i capoluoghi, 6 province su 9, perché non hanno approvato il bilancio consuntivo preventivo o nessuno dei due. È colpa del nord cattivo, oppure qualcuno deve mettersi in testa che le regole valgono per tutti e che il bilancio preventivo consuntivo lo devono approvare? L'amico Loiero si lamenta perché ha poco per la sanità, ma se poi dopo vai a verificare che non esiste il bilancio della sanità e che è stato ricostruita per via orale. Non stiamo parlando del Congo, stiamo parlando di una regione che non ha fatto per anni i bilanci. E se non c'è il bilancio della sanità, vuol dire che i bilanci generali sono falsi, perché li hanno messi casualmente questi numeri. Allora io credo che deve esserci la disponibilità da parte del Nord di dare una mano, per esempio sulla fiscalità di vantaggio per attrarre imprese. Noi abbiamo dato il via libera a condizione che sia veramente una fiscalità per attirare imprese, per dare lavoro, e non per fare l'ennesimo trucco per chiudere l'azienda, riaprirla e quindi usufruire della fiscalità. Però a quel punto lì noi abbiamo messo benissimo, se ci deve essere un vantaggio sull'IRES, c'è al sud, è giusto che ci sia, per rilanciarlo diamo un vantaggio sull'IRPEF al nord, dove c'è un costo della vita superiore, e credo che questo sia un buon modo per dare le risposte. Poi sull'aspetto, e chiudo, della sussidiarietà, veramente io mi sono proprio immaginato l'inizio del sistema a croce, cioè la verticale, che è un obbligo che viene proprio dall'impostazione della perequazione verticale imposto dalla Costituzione, e poi una sussidiarietà orizzontale che parte dai vari punti di collegamento e di snodo dei vari livelli di governo, ma che è stato bello far arrivare fino al livello della cellula più piccola della società, cioè a livello dell'uomo. L'uomo si è veramente invertito, come diceva Roberto prima, dallo Stato padrone, che era lui che controllava il cittadino, è il cittadino che si ribalta e diventa soggetto attivo, non come lettore possibile eletto, ma controllore che controlla, che premia e che punisce, arrivando a tutto quello che è quello di cui avremo ancora sempre di più bisogno, di quella partecipazione di tutte le risorse della società, della famiglia, del terzo settore, in tutto quello, soprattutto che in un periodo di crisi obbligherà a certi cambiamenti, e dall'altra parte a un maggior coinvolgimento sempre di più del privato sociale e di tutto quello che gli sta intorno. Dove non arriva lo Stato dovremo avere questo aspetto, e quindi
il federalismo fiscale con il codice dell'autonomia, che renderà veramente conto dei vari livelli dove si può spostare sempre più in basso l'asticella, credo che siano veramente la strada giusta, a condizione che tutti lo affrontino con l'onestà intellettuale di riconoscere da una parte e dall'altra ciascuno i propri errori, perché diversamente non si va veramente da nessuna parte. Questa è l'occasione buona per tutti, perché è l'ultima. Ah, scusami Luca, devo dire una cosa a Roberto, perché ho visto che ha fatto da 2.000 leggi, è andato a 400. Io sono partito da 430.000 e per fine anno arrivo a 14.000. Vedete cosa può fare il buon esempio di Regione Lombardia, che converte anche i governi nazionali. Tutti i Roberti sono bravi. Tutti i Roberti sono bravi. Per me vale la stessa domanda sul Partito del Sud. Ma io innanzitutto vorrei fare una semplice premessa. Che i partiti li fanno i popoli, li fanno le esigenze della gente, non le fanno le dichiarazioni estive di qualche liderino. Mettere in piedi un partito è una vicenda un po' più impegnativa, appunto, che portare avanti qualche rivendicazione molto facile con qualche intervista ai giornali. Questo non toglie il fatto che ci sia una questione meridionale in Italia e che la questione meridionale italiana sia una questione italiana, nel senso che a mio modo di vedere ciò di cui ha bisogno il Sud è esattamente ciò di cui ha bisogno l'Italia, e cioè abbiamo bisogno di politiche di sviluppo, di politiche di competitività, di politiche infrastrutturali. Io sono stato molto contento con la deliberazione del governo di stanziare dei fondi per le infrastrutture in Sicilia e l'impegno assunto di stanziare dei fondi per infrastrutture in altre regioni meridionali, perché è esattamente la stessa richiesta che sale dalla mia regione. Sarei molto meno d'accordo, appunto, nel considerare la questione meridionale, che lo ribadisco, una questione nazionale, secondo i vecchi criteri di una rivendicazione assistenzialista, perché con le politiche assistenzialiste, con le politiche degli interventi a pioggia mai controllati nei loro risultati, fatti in questi 50 anni, abbiamo buttato enormi risorse, camionate di miliardi nel nostro meridione, senza provocare vero sviluppo, senza far crescere nel meridione un'imprenditoria vera, una capacità di competere sul mercato nazionale. Allora, se ci guardiamo indietro e vediamo che le vecchie politiche assistenzialiste non hanno fatto decollare le realtà meridionali, forse bisogna appunto cambiare il modo di approccio. Io che sono uomo del nord, ma che nel sud ho viaggiato e continuo a viaggiare moltissimo, da 30 anni, forse più, dico che nel sud ci sono, e non è demagogia, delle risorse umane straordinarie, degli imprenditori seri, dei giovani vogliosi di fare. Diamo la possibilità a questa gente, incoraggiamola ad essere i protagonisti della riscossa. Facciamo politiche di formazione, di educazione, di specializzazione. Il tema della conoscenza del meeting è veramente il tema di questi anni, del 2009 e del 2010 e del 2011. Non ci sarà riscatto per nessun paese del mondo e per nessuna regione se non partirà da energie presenti in quel paese e in quella regione. Allora diamo possibilità di crescita e di sviluppo a queste risorse straordinarie, a queste risorse umane. Bisogna innescare questo meccanismo. Ecco, allora dico anche qui una battuta politicamente non molto corretta. Forse più che di partiti del Sud abbiamo bisogno di qualche vero leader del Sud, che sappia parlare alla propria gente, che sappia scuotere, che sappia dare fiducia a queste energie di giovani e di imprenditori. Amici, da uomo del Nord dico, ho bisogno che voi meridionali, non solo presenti in questa sala, ma presenti in Italia, abbiate l'orgoglio
di alzarvi in piedi e di parlare da pari a pari con lo Stato e con noi, creando alleanze su questi progetti competitivi, come abbiamo cominciato a fare. Prima di andare in vacanza ho firmato due grandi accordi come Presidente di Regione Lombardia, uno con la Regione Campania e uno con la Regione Sicilia. Con la Regione Campania sul versante di una collaborazione nelle politiche aeronautiche e aerospaziali, e con la Regione Sicilia, col mio omonimo, perché si chiama governatore lombardo anche lui, ho firmato un accordo sulle politiche della nanomedicina. Sono questi accordi sulle politiche evolute che riscattano il meridione e riscattano settentrione e potranno finalmente lanciare l'Italia di nuovo nel novero dei paesi più sviluppati del mondo. Ovviamente la questione del Partito del Sud per una persona come me, che ha avuto i miei due nonni, uno era un militare di carriera e l'altro ha fatto due guerre. Io ho fatto il magistrato, un altro bisnonno era ferroviere. Per della gente come noi, che ha vissuto, diciamo, lo Stato, l'unità d'Italia, in tutte le forme in cui ci è stato consentito di servire questo Paese, l'idea che possa esistere un partito con una connotazione geografica è un'insensatezza, quasi un tradimento di ciò in cui noi abbiamo sempre creduto. Mi rendo conto che però nei momenti di emergenza, quando bisogna superare una transizione lunga, dice la sinistra, ma comunque quando bisogna tentare di opporsi ad un declino, che è quello che noi viviamo da 15 anni a questa parte, anche le cose insensate possono comunque emergere ed avere un ruolo. È chiaro però che questo ruolo, che poi può anche produrre delle utilità, non può essere trasformato in uno strumento politico permanente, come deve essere un partito. Un partito non può essere una cosa usa e getta, che si crea per una necessità transeunte e si liquida nel giro di qualche lustro. Deve avere una prospettiva un po' più lunga. E quindi mi sono permesso di dire sia a Bassolino che a Loiero, che a Lombardo, che l'idea di dar vita ad un'aggregazione del Sud come partito politico mi sembrava anch'essa una cosa che non aveva fondamento. Però è evidente che se si continua anche semplicemente ad adoperare una retorica del genere di quella che viene adoperata, parliamoci chiaro, che spesso descrive fatti reali, si descrive realmente un Sud che esiste, però se lo si descrive in quella maniera, utilizzando spesso anche il disprezzo, facendo di tutto un'erba un fascio, non distinguendo per esempio l'esistenza al Sud di imprese importantissime. Vi meraviglierebbe per esempio sapere che in Puglia esiste la più grande fabbrica d'Europa. Voi lo sapevate questo fatto? No. Ed è l'Italsider di Taranto, quella che chiamavamo l'Italsider di Taranto, e che è una fabbrica che fatta dallo Stato, gestita da un imprenditore del Nord, direbbe qualcuno, e però animata da maestranze, da sindacati che sono tutti meridionali, vengono addirittura da Bari per andare a lavorare all'Italsider di Taranto, ed è una delle fabbriche in quel settore più efficienti. E la stessa cosa è a Grottaglie per il distretto dell'aeronautica, dove si costruisce il più grande aereo attualmente progettato e che tra breve entrerà in linea. La zona industriale di Bari, vi sembrerà strano, ma a Bari è stato inventato e si produce il Common Rail, è stato inventato da un ingegnere barese. Sono vicende che, ecco, meritano un po' più di rispetto. Un po' più di rispetto anche il fatto che in Calabria non ci sia il bilancio della sanità, immagino. Cioè, evidentemente l'agenzia
della sanità non è in grado di fare un bilancio consolidato. Vi voglio però dire che in tutte le regioni d'Italia questa operazione è molto complessa e spesso ci si accorge di avere un deficit in una fase particolarmente tarda, diciamo così, dell'attuazione del bilancio. Questo perché ovviamente le aziende, a differenza dei comuni, non lavorano sul bilancio preventivo, ma purtroppo spesso hanno degli sfondamenti delle spese previste. E naturalmente ci sono regioni più capaci di gestire questo meccanismo aziendale puro ed altre meno. Però vi ricordo che durante la campagna elettorale, credo proprio delle primarie del Partito Democratico, fu ucciso il vicepresidente della Regione Calabria proprio in un contesto che era tutto legato a quello della sanità. Ci sono situazioni ambientali, e le ho vissute perché ho fatto il magistrato ad Agrigento, a Brindisi e a Bari, ci sono situazioni ambientali molto complicate che non giustificano alcunché, intendiamoci, perché il presidente della Calabria qualche volta mi sono permesso persino io, che non ho neanche titolo per farlo, di dirgli che probabilmente c'era qualche cosa che non consentiva la prosecuzione di questo dibattito sulla creazione del Partito del Sud e che proprio la Calabria avrebbe avuto, diciamo così, il dovere forse di immaginare una strategia diversa. Però se davvero tutto quello che abbiamo detto nella prima parte di questo dibattito lo vogliamo fare sul serio, ricostruire i legami nazionali sulla base del principio di responsabilità, sul principio della tassazione attraverso la responsabilità, se davvero vogliamo che ciascuno possa in qualche modo essere richiamato ai criteri di efficienza di cui all'articolo 97, se davvero noi vogliamo ricucire questo Paese, dobbiamo anche imparare a tornare a quella cautela del linguaggio che soprattutto ad agosto, devo dire, ad agosto viene abbandonata, forse per riempire il vuoto dei giornali, ma che vi garantisco finisce per essere la benzina che alimenta il Partito del Sud, che alimenta quella specie di Vandea che, se si continua ad alimentare il bipolarismo geografico del Paese, prima o poi si comincerà a consolidare. Sento parlare di sparare, di fucili, lo so, sono tutte fesserie. Siamo perfettamente d'accordo, ma il mio timore sapete qual è? È che qualcuno che di fucili ne capisce sul serio e ha esperienza in materia possa prima o poi cominciare a prenderla sul serio questa dialettica della ferocia, una dialettica della ferocia che dobbiamo abbandonare, come si fa, diciamo la verità, persino quando si gioca a calcio. C'è un momento, anche delle partitelle tra amici, nelle quali a un certo punto si dice: beh, adesso basta, ce ne stiamo dando troppe, vogliamo pensare a divertirci, vogliamo pensare al gioco che stiamo animando, vogliamo ricordarci che siamo fratelli, amici, che facciamo parte dello stesso gruppo, che ci vediamo, che andiamo a scuola da sempre, che abbiamo le storie incrociate, che i nostri nonni hanno riempito le fabbriche del nord, hanno riempito le università, che i nostri ragazzi continuano, dopo che le nostre famiglie si tolgono il pane di bocca per farli studiare, continuano ad alimentare la crescita economica e l'innovazione nel nord del Paese, e noi non stiamo a fare un bilancio geografico di tutto questo, perché il Sud ancora una volta, non solo quando gioca la nazionale di calcio, si sente parte dell'Italia, e quando sente parlare del tricolore, quando sente l'inno nazionale, si alza in piedi, signori miei, si alza in piedi. Allora, io chiudo sinteticamente, rubando proprio un minuto. Secondo me la cosa interessante di questo incontro, che è emersa e anche che qui vedo una profonda sintonia con il titolo del meeting, è primo un esempio di metodo e un esempio di contenuti. L'esempio di metodo, allora, la sfida del federalismo fiscale era una sfida che poteva essere affrontata in modo molto diverso. Poteva essere l'ennesima riforma fatta con un colpo di mano della maggioranza, perché i numeri c'erano. Non è andata così. È partita qui a Rimini la presentazione di un disegno di legge che era bipartisan, quindi che non voleva spaccare l'Italia, ma che voleva farla funzionare. E è continuata con quel lavoro sul territorio che il ministro Calderoli ha descritto e di cui io sono stato testimone. Un lavoro infaticabile di confronto con l'opposizione, che non aveva orari, veramente. E questo ha messo in evidenza anche un metodo politico che secondo me è diverso rispetto alla stagione italiana che è partita dopo, diciamo, all'inizio della Seconda Repubblica e dopo Tangentopoli. Per la prima volta si è vista la disponibilità a accettare il compromesso,
c'è un principio di gratuità nel definire anche i contenuti della legge, quindi un'azione per il bene comune, e ha portato a questo risultato. Dal punto di vista dei contenuti, credo che sia emerso da quello che diceva il Presidente Formigoni che la Lombardia è la Ferrari d'Italia, ma non è la Ferrari d'Italia perché ha più soldi, perché il PIL pro capite del Trentino Alto Adige, che non dà neanche una lira alla perequazione, è più alto di quello della Lombardia. Quindi non è un problema di soldi, è un problema che ha più sussidiarietà, cioè ha fatto di questa parola una traduzione empirica dentro la realtà che è stata una leva straordinaria di sviluppo, e questo è il segreto della Regione Lombardia, per questo è augurabile che diventi un modello per l'Italia. Poi Formigoni diceva il passaggio dalla spesa storica, il male che affligge l'Italia da ormai 40 anni, al principio del costo standard, è il passaggio dal vizio alla responsabilità. E qui evidentemente c'è da cambiare, come diceva il sindaco Emiliano, c'è da cambiare una politica che dall'Unità d'Italia oggi ha fatto danni, non ha favorito l'eguaglianza, anche se aveva lo scopo dell'eguaglianza, in realtà ha creato due Italie diverse. Allora dico, questa è un'occasione epocale, un'occasione in cui occorre smuovere tutte le leve del cambiamento, occorre conoscersi, come diceva giustamente Emiliano, la conoscenza è un avvenimento, si incontrano le realtà, si incontra il fatto che c'è una pluralità di sud, il sud non è tutto uguale e ci sono dei talenti del sud che meritano di essere valorizzati. Allora, da questo punto di vista, io credo che la sfida che si aprirà a settembre sarà una sfida importantissima sul federalismo fiscale, cioè sarà la sfida in fondo per ancora diceva Formigoni, una gara virtuosa fra i territori. C'è da augurarsi che sia così, c'è da augurarsi che sia la sfida che generi quello di cui il Sud ha bisogno, cioè una classe politica all'altezza della situazione. E allora da questo punto di vista io credo che la legge sul federalismo fiscale, così come grazie al Ministro Calderoli è venuta fuori da questa azione di governo, sia una legge che favorisce un termine che è un termine fondamentale per la lettura quello che dovrebbe essere l'obiettivo della politica, un termine che è stato ampiamente utilizzato nell'ultima enciclica di Benedetto XVI, che è il termine bene comune. È una sfida in nome del bene comune. Grazie a tutti.